Molitva za zdravlje duše i tijela. La preghiera di guarigione dell'anima e del corpo. Evo nas pred tobom, Gospodine. Signore, siamo qui davanti a te. Siamo venuti qui da te con una fiducia profonda, completa. Koji jedini možeš vidjeti želje našega srca. Siamo qui davanti a te. Perché solo tu puoi vedere i desideri del nostro cuore, comprendere i nostri dolori e tutto ciò che adesso desideriamo offrirti. Mi siamo ljudi krhki, slabi. Noi uomini siamo fragili, deboli, facilmente crolliamo contro sotto le difficoltà della vita, così spesso siamo piccoli, impotenti davanti alle malattie. Ma sappiamo, Signore, di non essere mai soli. Tu sei con noi. I taj osjećaj i vjeru želimo sada još više produbiti. Ma questo sentimento di fede adesso desideriamo approfondire ancora di più. Da s tobom pobjeđujemo svaku bolest i svaku. Con te siamo più forti di tutto, con te vinciamo ogni malattia, ogni impotenza e con te risolviamo tutti i nostri problemi. Blagoslovi nas, Gospodine, ovoga trenutka. Signore, benedici tutti noi in questo momento. Blagoslovi i umnoži našu vjeru. Moltiplica la nostra fede, benedicila, affinché rafforzati con la tua forza possiamo essere coraggiosi davanti tutte le difficoltà della vita. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Otvaramo ti, Gospodine, svoja srca. Signore, ti apriamo i nostri cuori. I potpuno ti predajemo svoje živote. Ti offriamo completamente le nostre vite. Signore, entra nelle nostre vite. Naših života. Entri nei nostri cuori e sii tu, Signore, delle nostre vite. Colui che amministra i nostri pensieri. Allontana così ogni paura. Che malattie, scontri, conflitti, angosce e ogni altra tribolazione desiderano mettere nel nostro cuore. Signore, versa nei nostri cuori l'amore del tuo spirito. Spirito che ridona la vita, guarisce, coraggia.
ti si, Gospodine, un Signore, tu hai soffiato dentro di noi lo spirito di vita. E con il tuo spirito hai ridato la vita a tutto il creato, e a tutto hai dato e donato la vita. Ora ti preghiamo con la forza di questo stesso spirito. Ridona la vita a tutti coloro che ti pregano per la loro salute, guarigione, incoraggiamento. Perché tu, Signore, non hai voluto che noi abbiamo paura, perciò stai con noi in ogni momento della nostra vita, in modo particolare mentre affrontiamo le difficoltà. Sì, tu, Signore, la nostra forza, la nostra arma con la quale vinceremo tutte le difficoltà della vita. Gospodine, grazie, Signore, per tutto l'amore che ci mostri. Hvala ti što si nam uvijek tako blizu. Grazie perché sei sempre vicino a noi. Ti si rekao da ćeš biti s nama sve do... E prendi cura di noi. Tu hai detto che sarai con noi fino alla fine del mondo. Grazie perché non ci abbandoni mai. Dai da i mi budem uvijek blizu tebe. Fa che anche noi siamo sempre vicini a te, non soltanto quando abbiamo bisogno del tuo aiuto, ma fa che ti siamo vicini in ogni momento della nostra vita. Svojim milosrdnim pogledom i smiluj nam. Signore, guardaci con il tuo sguardo misericordioso e abbi pietà di noi. Dona a noi la salute dell'anima e del corpo, možemo još savršenije na... affinché liberi dalle difficoltà neka zdra... possiamo bude zalog i veće ljubavi. Avere camminare sempre verso la libertà. Poslušaj, Gospodine. La salute dell'anima e del corpo possa far crescere l'amore verso di te. Ascoltaci, Signore, ascolta le nostre preghiere e guarisci noi e tutti coloro per i quali ti abbiamo pregato. Guariscici, Signore. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Neka vas
voi, vostre famiglie e tutti coloro che sono nella vostra preghiera, benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.